Buonasera, benvenuti a questa puntata di Église Ouverte che si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Arnà. Chiesa parrocchiale che ha oggi un aspetto romanico, ma che ha una lunga storia che parte prima del 1000. Quando la chiesa non era grande come la vediamo adesso, ma era costituita da una basilichetta preromanica che occupava soltanto i primi tre archi della navata centrale odierna. Questa basilichetta iniziale è stata successivamente ampliata verso la metà del XII secolo dai monaci benedettini di Fruttuaria, un'abbazia cluniacense fondata nel 1003 a San Benigno Canavese. L'ampliamento della chiesa fu dovuta essenzialmente alla crescita impetuosa della popolazione, che in tutta Europa nel Medioevo passò da circa 40 milioni a 70 milioni di abitanti tra prima e dopo il 1000. Che cosa si fece con questo ampliamento? Sostanzialmente si allungò la chiesa fino alle dimensioni attuali, costituendo la navata centrale, e si aggiunsero le due navate laterali. Nei primi decenni del 1000 la primitiva chiesa di Arnà subisce le prime trasformazioni, probabilmente a seguito di una alluvione viene danneggiata l'abside, che verrà ricostruita assumendo la forma attuale sostanzialmente, quindi viene ricostruita l'abside che ancora oggi noi vediamo e venne realizzata sul lato sinistro della chiesa una navatella, probabilmente per compensare la spinta dell'arco trionfale. Sull'altro lato il muro già presentava una scarpa che contrastava questa spinta. In concomitanza a questi interventi venne realizzata la base del campanile, quindi il primo pezzo in basso del campanile che ancora oggi noi vediamo. Ci troviamo qui all'esterno della parte absidiale della chiesa parrocchiale di Arnà, dove possiamo in particolare ammirare l'abside semicircolare costruita appunto nei primi decenni del 1000. È la seconda abside, quella che ha sostituito la primitiva danneggiata probabilmente da un'alluvione. L'abside è in stile romanico, presenta una tessitura muraria abbastanza irregolare e la sua parete è divisa da sei lesene verticali che quindi isolano, diciamo, cinque campi e nei campi centrali trovano posto tre monofore sormontate da un arco a tutto sesto. Queste monofore, per favorire l'ingresso della luce, sono strombate sia all'esterno che all'interno. E in alto possiamo vedere sotto il tetto la classica decorazione a quattro archi ciechi dello stile romanico. Durante l'ampliamento, i monaci di Fruttuaria realizzarono nella navata centrale due file di archi, complessivamente sei per ogni lato,
che poggiano su dei pilastri che in realtà non sono regolari, cioè questa chiesa presenta delle irregolarità che sono state probabilmente volute dai costruttori anche per sottolineare che la perfezione non è di questo mondo. Quindi gli archi hanno delle ampiezze che variano dai 3,10 m ai 3,50 m, i pilastri appunto non hanno altezze regolari e per di più la navata centrale, partendo dall'ingresso ed andando verso l'altare, si restringe in modo impercettibile anche per aumentare la profondità dal punto di vista prospettico. Pochi decenni dopo l'ampliamento, e siamo nel 1182, la chiesa di Arnà venne ceduta dall'abbazia di Fruttuaria alla prevostura di Saint-Gilles di Verres, che la conservò sostanzialmente sino in epoca moderna. Le trasformazioni successive riguardano il periodo tardogotico e iniziarono nella prima metà del secolo con la realizzazione di alcuni affreschi, dei quali vedete alle mie spalle un lacerto. La parte che si è conservata degli affreschi è situata nella navata sinistra al di sopra dell'estradosso della volta. Quindi con la costruzione delle volte tardogotiche, di cui poi parleremo, sostanzialmente gli affreschi sono andati perduti e si sono conservati soltanto nella parte immediatamente sottostante il tetto. Nella seconda metà del XV secolo vennero realizzate altre interessanti trasformazioni. Vennero costruite in particolare le volte tardogotiche, di cui vediamo qui quella della navata centrale, costituita da 6 campate a sesto acuto ribassato, in tufo, le volte sono a crociera e gli arconi poggiano sui peducci, anch'essi in tufo, e da sottolineare la provenienza del modello. Questa volta pare abbia avuto come modello le volte di Sant'Orso di Aosta fatte realizzare verso gli anni 80 del XV secolo da Giorgio di Chalant. Più o meno contemporanea alla costruzione delle volte gotiche fu la realizzazione di questo portale in tufo a chiglia rovesciata con motivi vegetali che si intrecciano in alto, praticamente rappresentano due alberi, una a destra e l'altra a sinistra, che in alto si annodano sul modello del portale del convento della prevostura di Saint-Gilles di Verres. Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento vennero realizzate le due cappelle laterali, inizialmente destinate ad accogliere le sepolture dei signori di Vallese e poi destinate quella della navata di destra alla confraternita del Rosario e quella della navata sinistra alla confraternita del Carmine. Verso la fine del secolo, siamo nel 1689, la comunità di Arnà e i signori di Vallese dettero l'incarico a Giovanni Ferro di Alagna di costruire al di sopra del coro un tiburio, cioè una sorta di cupola formata da un tamburo ed una volta, secondo l'uso e la moda del tempo. Manufatto oggi non più visibile perché è eliminato con i restauri del 1950.
In particolare per la Cappella del Carmine dove ci troviamo possiamo dire che un primo indizio dell'esistenza di una cappella già si ha nel 1522, ma soltanto nei primi decenni del 600 questa venne ampliata. Nel 1634 venne fondata in particolare la Confraternita del Carmine e almeno dal 1642 questa ebbe proprio l'altare collocato in questa cappella. A partire dal 1647 Jean-Nicolas e Marc-Antoine de Valaise si adoperarono per adeguarla ai gusti del tempo, avvalendosi in questo caso dello stuccatore luganese Filippo Discepolo, che già aveva lavorato alla corte sabauda. Stuccatore che realizzò gli stucchi ancora oggi visibili. La tela che vedete alle mie spalle è la tela che ha sostituito all'inizio dell'Ottocento la precedente pala d'altare della Confraternita del Carmine e venne realizzata in particolare dal Biscarra, professore di pittura a Torino. Nella Cappella del Rosario, situata nella navata destra della chiesa, notiamo questo grazioso altare ligneo dipinto e dorato realizzato da uno scultore ignoto nel XVIII secolo. L'altare maggiore della chiesa è oggi presente nella forma che gli è stata data con i restauri del 1950. Questo manufatto sostituì in realtà un altro altare, detto alla romana, fatto realizzare agli inizi dell'Ottocento dal curato Martinet. È molto probabile che questo altare alla romana abbia sostituito un altare più antico di cui abbiamo notizia. Subito dopo la costruzione del nuovo coro, e siamo nel 1695, la comunità di Arnà, insieme ai signori di Vallese, dettero l'incarico a Giovanni Gilardi, scultore valsesiano, di realizzare appunto un nuovo altare, probabilmente consono appunto al Tiburio appena realizzato e quindi ai gusti barocchi del tempo. Segnalo che Giovanni Gilardi insieme al fratello Giuseppe realizzò poi alcuni anni dopo lo splendido altare della chiesa di Sim che ancora si conserva. Tra gli affreschi tardogotici ve ne erano alcuni posti all'esterno della chiesa, purtroppo grandemente danneggiati dagli eventi atmosferici. Questi in particolare si trovavano sulla parete che costeggiava il cimitero. Si leggono ancora bene il miracolo di Bolsena, cioè il sanguinamento dell'ostia, e poi sullo stipite sinistro della porta laterale San Cristoforo che porta il bambino Gesù in braccio, e poi sotto l'architrave della porta una resurrezione affiancata da due stemmi gentilizi, uno purtroppo scomparso e l'altro raffigurante la famiglia Vallese. Coeva probabilmente all'ampliamento della chiesa è questa formella
un frammento lapideo purtroppo poco leggibile, ma che dovrebbe rappresentare da un lato il cavaliere e dall'altro il monaco costruttore, probabilmente i due personaggi che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione della chiesa, l'uno costruendo materialmente e l'altro finanziando e proteggendo l'opera. Alla base del campanile troviamo ancora alcune croci dell'antico cimitero. In effetti il cimitero primitivo si trovava, come in tutte le chiese parrocchiali, addossato alla chiesa, proprio perché la comunità dei morti sostanzialmente conviveva con la comunità dei vivi. E soltanto nel periodo napoleonico poi il cimitero è stato spostato. Salendo notiamo la base del campanile che si è costruita agli inizi del XVII secolo, abbiamo il millesimo 1600 ancora scolpito sulla scarpa, proprio per un'alluvione che aveva di nuovo danneggiato il campanile. In età moderna si ebbero le ultime modificazioni alla chiesa, quelle che sostanzialmente portarono l'edificio all'aspetto attuale. Bisogna dire che agli inizi del Novecento l'edificio presentava alcuni problemi strutturali, vi erano delle infiltrazioni d'acqua, dei cedimenti statici che ne pregiudicavano anche la sicurezza. E quindi nel 1950 partì una campagna di restauro che a dire il vero fu piuttosto pesante, diciamo, perché non si limitò a scrostare i muri e per portarne in evidenza le stilature o a consolidare alcune parti dell'edificio, ma con l'occasione si tolsero anche delle strutture che si erano aggiunte soprattutto in età barocca e fu in questa occasione ad esempio che venne abbattuto il Tiburio costruito alla fine del 600. Fu appunto un intervento piuttosto incisivo che privilegiò l'aspetto estetico, che quindi dette un risultato gradevole, tant'è che oggi la chiesa piace a tutti, ma che non fu del tutto condiviso dalla soprintendenza perché non diciamo ortodosso dal punto di vista del rigore scientifico e metodologico. La chiesa parrocchiale di Arnà è ovviamente l'edificio più importante della parrocchia, ma non è l'unico. In molti villaggi della parrocchia vi sono delle cappelle che sono state costruite quasi tutte dopo il XVII secolo, dopo la peste, anche diciamo per la spinta, no, che in questo senso dette la Controriforma. E poi voglio ricordare il santuario di Masciabi, santuario dedicato alla Madonna delle Nevi, collocato in una posizione felice, che merita quindi una visita perché sarà sicuramente preceduta da una gradevole passeggiata.